Carlotta, vi saluto tutti allo studio, la grande squadra del martedì, saluto Simone, saluto Emily e tutti gli altri ospiti ovviamente. Beh, ancora qui, sapete, no, la settimana scorsa abbiamo parlato della giornata mondiale per la sicurezza, quindi qui a Rock and Safe abbiamo un grande affare, ma non posso non essere presente qui con voi a Tadà, lo sai quanto ormai sono affezionato. Beh, non sono da solo, lo sai, porto sempre un ospite con me e porto persone che trattano la materia della sicurezza fuori dagli schemi, se no non ci chiameremmo Rock and Safe. E in questo periodo in cui che siamo stati insieme vi ho fatto vedere, ho dato una visione caleidoscopica della sicurezza. Beh, oggi infatti vedremo un nuovo aspetto della sicurezza, ovvero qualcuno, di cui ti presenterò a breve, che approccia un aspetto della sicurezza, quello proprio forse che riguarda più la tutela, in modo sovvertivo rispetto agli standard che noi conosciamo. Quindi, insomma, ho qui con me il dottor Sergio Strada, che è il sales, anzi l'head of sales della McKay Asso Consulting. Ciao a tutti, grazie, ciao, e benvenuti, grazie della presentazione Stefano, grazie mille. Ah, figurati, Assi Consulting per l'esattezza. McKay Assi Consulting, esatto. Ok, allora in sostanza ora ho preannunciato che siete molto sovvertivi, ma allora partiamo dal motto, no? La persona al centro, che noi ci teniamo particolarmente. Partendo da questo, spiegaci un po' di cosa vi occupate, chi siete. Allora, la McKay Assi Consulting è una società storica di distribuzione assicurativa, è un'agenzia assicurativa che ha tanti punti vendita, 4 in questo momento tra Firenze e provincia, ed è una società che ha decenni di storia di convenzionale distribuzione assicurativa. Un anno fa sale a rappresentare come amministratore John McKay, figlio di Charles McKay, e quindi c'è una rivoluzione in testa a questa società, e da distribuzione locale standard di contratti assicurativi, quelli che tutti conosciamo, i contratti auto, i contratti di infortunio, le polizze condominiali e quant'altro, si cerca di fare uno step particolare, ecco, quello che giustifica forse la mia presenza qui. Io entro in contatto con John e decidiamo di fare una cosa un po' pazza, ma in cui crediamo tanto, quindi stiamo cercando di condurre una normale società di distribuzione assicurativa in qualcosa di diverso, forse nella nostra concezione più grande, quindi una società che si occupi anche di consulenza, quindi persona al centro, è un motto che io sento da tanti anni nel contesto assicurativo, il cliente al centro, la persona al centro. Per come ho vissuto il mio passato, io ho lavorato per 15 anni per una multinazionale della finanza e dell'assicurazione, il cliente al centro di che cosa? Della vendita. Ci piacerebbe sinceramente che fosse al centro di un'analisi più variegata dei propri bisogni, delle proprie necessità, delle proprie consapevolezze, come vedremo semmai insieme da questa chiacchierata, e quindi una transizione di un'azienda che continua a fare l'assicurazione ma pretende di fare qualche cosa in più. Ecco, leggendo di voi si legge di si parla di felicità, di sicurezza. Cosa intendete sul vostro lavoro, la felicità e la sicurezza, proprio in termini postulati, no, del vostro lavoro? Sì, allora, il 2021 è stato un anno particolare, oltre che per la pandemia, perché l'ONU, di cui oggi si tratta purtroppo per tante altre cose spiacevoli, aveva introdotto questo anno dell'educazione finanziaria. C'è una sensibilizzazione rivolta ai cittadini degli stati ONU di una serie di priorità, tra cui c'era l'educazione finanziaria. Trovate il programma facilmente anche su internet. Il postulato non nostro, ma dell'ONU, diceva semplicemente una cosa molto facile. Quando facevo formazione ai miei studenti durante appunto le attività di formazione, dicevo
loro si stupivano che la parola felicità fosse associata al mondo della finanza e dell'assicurazione. In realtà l'ONU dice una cosa scontata, che una persona informata è tendenzialmente più felice perché è più sicura delle proprie scelte, ha come muoversi, meno incerto del futuro, ha più consapevolezza del proprio essere, della propria vita economica. Quindi l'ONU dice forse un'ovvietà, ma che a me ha fatto sempre riflettere tanto, soprattutto in un contesto italiano dove secondo me c'è molta poca consapevolezza. E su questa riflessione, su questa consapevolezza, visto che noi, Carlotta, se non mi brontola, abbiamo dei tempi ben predefiniti, ci torniamo al prossimo slot. Sei d'accordo, Sergio? Sono qui, quando volete. Ok, a te Carlotta. Eccoci qui Carlotta, quindi ci siamo lasciati che in cui parlavamo di della bontà dell'essere informati e consapevoli, e ci stavi raccontando, proprio partendo dal principio, Sergio, dell'ONU, no? Fra gli obiettivi. Esatto, felici e sicuri, perché poi uno dei vostri anche postulati è la sicurezza, oltre che la nostra, da assicuratori e consulenti finanziari non possiamo essere che inchinati davanti a questa parola. Contesto di sicurezza in quello che fa la società che rappresento vuol dire tante cose, tanto che ho detto prima, vogliamo fare consulenza, ma fare consulenza vuol dire essere un po' più preparati, un po' più pronti, un po' più consapevoli della disciplina come operatori. Sicurezza l'abbiamo declinata in quattro pool operativi, che sono quello che si occupa di azienda, e quindi la sicurezza sull'azienda non è inteso come servizi di antincendio, ma come analisi del rischio, ci arriveremo dopo. Sicurezza a me richiama, sono un amante della finanza, mi richiama la sicurezza dei miei soldi, e quindi come oscillano, come variano in funzione del tempo che ho a disposizione, degli obiettivi che ho davanti agli occhi. La sicurezza di poter avere accesso a del denaro, quindi abbiamo una convenzione bancaria che ci consente di gestire la fase del credito con tutti i suoi derivati, e in ultimo quello di cui vorrei parlarti oggi un po' più nello specifico, che è la sicurezza rispetto al welfare aziendale, cioè lo stare bene, di sentirsi sicuri. Nostro stile di vita, qualità di vita sono fondamentali. Vorrei fare una puntualizzazione perché ci piace poi essere concreti. Te ci hai detto nel primo slot che avete un approccio innovativo. Ecco, parlando appunto di questo approccio, processo innovativo, entriamo nello specifico, spiegacelo. Allora, innanzitutto ogni famiglia è diversa, ogni persona è diversa, astraendo ogni persona anche giuridica, ogni azienda è diversa. Quello a cui assistiamo, a cui personalmente assisto dopo tanti anni di assicurazione e finanza, è una merceologia di contratto standardizzato che va un po' bene per chiunque. C'è addirittura una legge che l'Europa impone all'Italia, cioè si chiama IDD, vuol dire profila i bisogni del cliente prima di fargli una proposta commerciale, parlando del nostro campo. Viene fatto SNI, l'ho visto sempre fare, ma spesso in maniera servile rispetto a fare il collocamento, la vendita del prodotto. Quello che cerchiamo di fare è mettere realmente la consulenza al centro, analizzare realmente i bisogni, non fine a una vendita. Quando si parla di consulenza bisogna staccare necessariamente la consulenza dalla distribuzione di prodotto assicurativo. Per questo, per dare un'importanza concreta alla consulenza, nella nostra ottica la consulenza verso cliente sarà onerosa, cioè sarà pagata, e questo è il mondo che ci piacerebbe, un cliente informato che paga per essere informato di quella che è la propria vita economica. Una volta solamente che il cliente può essere informato di come funziona per lui e solamente per lui, faccio una riflessione, l'INPS, come diavolo funziona l'INPS, quanti contributi avrò versato, come funziona la mia pensione di invalidità, se mi succedesse un incidente modello Schumacher come diventerebbe la mia vita, io Sergio ho un numero di contributi, ho un numero di anni lavorati, ho una ricchezza personale, ho o non ho un mutuo, sono diverso da tutti gli altri, da te Stefano, da chiunque altro. Quello che vogliamo fare e stiamo facendo è investire tanto in formazione, perché per informazione, perché per parlare di queste cose ci vuole ovviamente tanta conoscenza della legge e della matematica che sta dietro la legge. Quindi ci facciamo dare un sacco di informazioni dal cliente, che prima di tutto deve essere molto sensibilizzato al fatto dell'importanza di sapere queste cose, se no quelle informazioni non te le dà.
tra cui per esempio dammi il tuo estratto previdenziale, vai dentro l'INPS con lo SPID, oppure dammi una delega, ci vado io al tuo posto, perché voglio sapere quanti contributi c'hai dentro l'INPS. Quindi un ascolto reale della persona per... Certo, poi... in base a quello, Stefano, io ti do dei numeri, ti faccio una fotografia e ti dico con i contributi che hai versato, visto che è una legge molto semplice, molto matematica, che è il fatto che non la conosciamo, quanto tu percepiresti dallo Stato se... Perché se io ti dovessi vendere mai un'assicurazione, prima di venderti un'assicurazione, è ovvio che andrei a scremare quello che già hai per il fatto stesso di pagare le tasse. Certo. Questo non si fa purtroppo, ed è una cosa così ovvia, così scontata, che si dà per scontato. Esatto. In un mercato invece che l'assicuro si muove a mercologia pura. L'ultimo slot, Sergio, ne parleremo in modo approfondito, quindi Carlotta, come vedi, insomma, anche in questo caso il mondo delle assicurazioni, che poi magari noi profani lo vediamo tutto uguale, in realtà ci sono realtà come la McKay Assi Consulting che si distingue, Sergio ce lo sta spiegando, e il primo punto fondamentale è appunto l'ascolto. Quindi ci vediamo per il gran finale, dove Sergio ci spiegherà altre cose della sua realtà. A più tardi. Grazie. Grazie mille, Stefano. Eccoci qui di nuovo, Carlotta. Beh, stavamo parlando della McKay Assi Consulting di Sergio Strada, che la rappresenta oggi, e ci stava parlando della loro unicità. Quindi, Sergio, in sostanza, perché potete considerarvi unici nel vostro mercato? Scomodamente unici, aggiungerei. Perché? Perché questa procedura, che non è soltanto un software su cui abbiamo investito tanto e stiamo investendo tanto, ma anche attività di formazione, attività di sviluppo, allargamento orizzontale della rete, professionalizzazione di tutte le pedine che abbiamo in questo campo. Grazie a questo software noi diamo una relazione. Non diamo un prodotto, diamo 30 pagine di informazione pura, facilmente fruibile a qualunque persona fisica. Se marito e moglie, addirittura tutte e due, ci danno i dati, arriverà una relazione familiare. Che cosa succede quando, puntini puntini, ho un incidente, divento invalido, non ci sono più, sono sposato, i soldi arriveranno a mia moglie, non sono sposato, a chi vanno i miei soldi, quando l'INPS mi paga, quando l'INPS mi... eccetera eccetera. Tutte le domande più banali. Ovviamente quando andrò in pensione, qui però occhio perché ci sono tante tante variabili lì in mezzo, quindi questa forse è l'informazione più aleatoria che abbiamo a disposizione, ma bisogna pensare anche a quella. Morale, io do informazione ed è questo che è scomodo nel mercato attuale, perché il nostro desiderio è vivere di consulenza, è vivere con un sistema che fornisce informazioni, e siamo profondamente convinti che la ricerca della consapevolezza sia fatto etico, sia per chi parla che per chi ascolta. Se noi sappiamo, dobbiamo dire, ma deve essere anche un'esigenza dell'ascoltare nelle orecchie di chi queste cose non le sa, perché sono cose ovviamente importanti, la vita di tutti noi, e non sappiamo come funziona la nostra cassa obbligatoria. In altri paesi si studia a scuola, noi non lo facciamo. Dobbiamo avere la pazienza di dire e di ascoltare. Una volta che il cliente nostro sa, a quel punto faccia la sua scelta, a quel punto vada dal suo assicuratore o venga da noi, che con un'altra giacchetta più commerciale a quel punto, perché a quel punto noi creiamo la soluzione a un bisogno evidenziato. Noi sottolineiamo quella che è la mancanza e proponiamo una soluzione. A quel punto il cliente non acquista più il prodotto pinco pallo dell'assicurazione pinco pallo, acquista una soluzione a un bisogno, e a quel punto, per come la pensano gli esperti di questo campo, è un cliente non più attaccabile dalla concorrenza, fuori dalla logica del prezzo, dello sconto del 10 euro per avere la polizzetta uguale a. Scomodamente, perché in un tema, Sergio, che è tanto caro fra l'altro a Carlotta, visto che lo rammentiamo spesso, della consapevolezza, e quindi un privato che è consapevole appunto della propria posizione o della propria proiezione è anche più messo in condizioni di fare scelte oculate, come certo. Noi vogliamo profilare il rischio, noi vogliamo dire quali rischi sono in capo a Sergio, a Mario, a Stefano, vogliamo dire quali rischi sono in capo alla Pinco Pallo SRL o SPA, perché da piccola entità regionale fiorentina ci stiamo trasformando in una società di consulenza aperta a fare analisi del rischio, perché capirai bene che quello che è l'analisi del rischio di una persona, alla fine, astraendolo e moltiplicandolo 10 volte, diventa il rischio di un'azienda.
quanta liquidità ha l'azienda, che cosa può succedere in quell'azienda, quanto quella liquidità mi garantirà di rimanere in vita davanti a un evento avverso. Questo vogliamo fare. È molto utile, perché poi che sia appunto una realtà, appunto nell'imprenditoria un'azienda, piuttosto una persona fisica, tante volte non si ha contezza di questi aspetti, proprio perché non li abbiamo mai trattati con superficialità, o semplicemente non si hanno gli strumenti. Quindi insomma, una buona gestione della sicurezza punta anche al capire qual è il qui ed ora. E non a mio giudizio parte dalla consapevolezza di alcune normative che sono noiose. Noi cerchiamo di renderle anche abbastanza divertenti, che con una raccolta di dati del cliente, il cliente non si aspetta un output così corposo, così faccio un esempio sciocco perché oramai siamo tra amici, una carissima cliente che diventa, io la chiamo zia oramai, ha 65 anni, adesso mi tirerà dietro qualcosa. Si offende, si sta ascoltando, occhio. Ci starà sicuramente ascoltando, e gli ho consigliato di magari sposarsi con il suo compagno che ne ha più di 80. Perché? Perché c'è dietro un ragionamento ovviamente di copertura incrociata a livello previdenziale, e questa mi ha guardato come a dire: ma tu vendi assicurazioni o fai consulente matrimoniale? Tutto passa. Secondo lavoro wedding planner, eh? Ma infatti c'è una società parallela di cui ti parlerò la prossima volta, si scherza. Comunque sia, ecco, per dire che questo lavoro poi porta a una conoscenza così diretta e formale dei bisogni dell'altra parte, che non si vendono più assicurazioni o investimenti. Qui dentro si fa pianificazione di sicurezza di vita, e non è solamente l'evento brutto. Ricordiamoci tutti, mettiamoci in testa che la nostra prima sicurezza è che vada tutto bene. Tutto bene. E oggi c'è un rischio importante che si chiama vivere tanto oggi, perché vivere tanto con l'INPS attuale non sempre vuol dire vivere bene. Perché poi quindi la qualità della vita è la parte più importante. Quindi grazie per il tuo contributo, è un aspetto molto importante, perché poi parlando di sicurezza bisogna parlare anche di tutele, non solo se si manifesta un danno, ma insomma tutele per garantire quello che parliamo spesso qui a Tadà di qualità della vita. E voi con la McKay Assi Consulting ci avete dimostrato che il punto di partenza essenziale è l'ascolto. Le persone hanno bisogno di essere ascoltate, non essere solo merce su cui depositare dei contratti commerciali. Beh, io ti ringrazio. Carlotta, ora mi rivolgo a te, ringrazio tutti quanti, anche oggi insomma abbiamo fatto il nostro meglio, e niente, noi ci vediamo la prossima settimana. Quindi ti restituisco la linea e a presto. Ciao Sergio. Ciao ragazzi, grazie. E noi come sempre ringraziamo te, Stefano.